Conferenza stampa oggi lunedì 15 gennaio presso Palazzo Lomellini a Rivarolo Canavese circa lo spostamento in una nuova location del mercato settimanale di Campagna Amica. In apertura dei lavori, il sindaco Alberto Rostagno ha illustrato i motivi per cui il mercato è stato trasferito da Piazza Littisetto a Corso Indipendenza. Questo primo anno di sperimentazione di Campagna Amica, di questo mercatino dei coltivatori organizzato da Coldiretti, ha finito la sua sperimentazione, una sperimentazione che per certi versi è andata bene, nel senso che si è cominciato a prendere coscienza di questo tipo di attività. Ha funzionato meno bene la logistica, quello che pensavamo di poter ottenere, ritornare con la vecchia piazza Littisetto, piazza del Duro, con un mercato come era una volta. Logicamente non abbiamo fatto un pochino i conti con quello che è poi stata l'evoluzione dei tempi, per cui questa piazza non ha più quell'appeal che poteva avere 30, 40, 50 anni fa, per cui abbiamo deciso in sinergia con appunto Coldiretti di scegliere una locazione diversa, una locazione che già da due venerdì sta funzionando nel controviale, nel viale di Centrale di Rivarolo, quindi di Corso Indipendenza. Lì naturalmente c'è una visibilità diversa, una visibilità maggiore perché il transito sia dei pedoni sia veicolare è sicuramente diverso e quindi pare che la nuova collocazione abbia un buon risultato. Quindi sicuramente lo vedremo nel corso dei tempi, siamo anche in un periodo un pochino difficile per quanto riguarda i prodotti della nostra agricoltura, perché naturalmente se non prodotti sotto serra difficilmente possiamo avere dei prodotti freschi in questo periodo. Comunque, diciamo così, questo anno di sperimentazione ha dato i suoi frutti e adesso, con la modifica della collocazione, sicuramente andremo a raccogliere qualcosa di più. Non soltanto commercio, ma un modo per contribuire all'aspetto culturale del territorio, così come ha spiegato Fabrizio Galliati, presidente Coldiretti Torino. Forti dell'esperienza di tantissimi mercati, ormai decennale, la scienza dei mercati è inesatta. Ovviamente il tentativo di istituire i mercati di Campagna Amica in accordo con le amministrazioni ha avuto un duplice obiettivo, cioè quello appunto di fornire i prodotti del territorio, la società civile, l'anima se possibile, e cercare di contribuire in qualche modo a valorizzare un pochettino quello che è l'aspetto culturale che c'è dietro al cibo e dietro quello che c'è dietro l'agricoltura, con sempre particolare attenzione perché sono aziende di prossimità, aziende del territorio. Ovviamente, come si diceva, non essendo una scienza esatta, si fanno dei conti sulla carta, e dopo dei conti sulla carta possono anche tornare su altri aspetti, tralasciando magari altri. Ecco che l'idea di quest'anno è stata quella di iniziare una nuova collocazione, che speriamo, siamo ragionevolmente sicuri, che sarà più vicina alle esigenze di quelli che sono i cittadini, senza nulla togliere comunque a quella che è stata, come dire, l'esperienza di avvicinamento, questo primo appuntamento che c'è stato nel corso di quest'anno. Quindi ci tenevo a rimarcare quello che erano le fondamenta sulle quali si basa un po' il lavoro di mercato di Campagna Amica e a ringraziare l'amministrazione perché comunque ha creduto e crede fortemente in questi progetti, perché avrebbe anche potuto benissimo al termine delle sperimentazioni dire vabbè, abbiamo provato, abbiamo sperimentato e va bene così. Invece si è voluto investire, si è voluto credere, si è voluto fare un'altra prova che si è potuto dare senz'altro dei risultati ancora più incoraggianti rispetto a quelli che abbiamo avuto fino adesso. Quindi io vorrei ringraziare l'amministrazione, voi che ci state dedicando il vostro tempo per sentire quello che sono i nostri progetti, ringrazio ancora tutti. Ottimista sul percorso intrapreso, l'assessore al commercio Claudio Leone. Ma sicuramente, come ha detto gli interventi che mi hanno preceduto, è stato uno startup sperimentale che qualche notizia positiva ce l'ha dato. Siamo ripartiti da questi feedback positivi cercando comunque di migliorarlo. A nostro modo di vedere, l'unica cosa che si poteva migliorare, che sicuramente si è migliorata, è la location. Io posso parlare di un commerciale che potrà fare l'assessore al commercio, lo faccio proprio di mestiere. Sicuramente una location con una pedonalità alta come quella che abbiamo nella via centrale di Verona non può che portare benefici. Siamo assolutamente sicuri e l'abbiamo visto dalle prime due edizioni che il numero degli espositori, ma anche il numero dei clienti, è stato sicuramente in forte aumento. Perciò tutto questo ci fa pensare che quella che abbiamo intrapreso è sicuramente la strada giusta. Il vice sindaco Edoardo Gaetano ha rimarcato lo scopo sociale dell'intervento.
Grazie di partecipare a questa strategia di promozione, perché non vedo che dal punto di vista dell'assessorato all'agricoltura, ma anche dell'assessorato alle politiche sociali, questo intervento che si sta riproducendo e riproponendo ai cittadini ha anche uno scopo sociale, non è quello di esclusivamente, ed è già molto importante, di promuovere l'agricoltura nelle sue incitazioni territoriali, ma anche quello di dare un servizio ulteriore ai cittadini. Questo è molto importante, un servizio di qualità e di opportunità, cioè dare più opportunità di accedere a un mercato qualitativamente qualificato, che sicuramente è importante. Allora, noi abbiamo chiesto uno sforzo in questa fase di rilancio, lo chiediamo a voi come promozione. Sarà un compito importante anche dell'amministrazione sostenere pubblicitariamente questa cosa. Già che l'Innovation risponde in questo senso. Quindi non è un fallimento quello del trasferimento, ma una sensazione di poter dare meglio, dare una cosa migliore ai cittadini. Qui è importante quindi la vostra presenza e il vostro ruolo, e per il resto sarà anche il comune a doversi muovere nel senso della promozione. Quello che vorrei sottolineare è uno sforzo congiunto delle parti in gioco. La Codiretti ci aveva chiesto, sempre per incrementare l'attrattività di questa iniziativa, di poter aggiungere delle tipologie merceologiche. Abbiamo chiesto loro di fare questo sforzo di contenere le tipologie, per esempio gli agrumi, tanto per dire una cosa, una delle tipologie proposte. Vorremmo che al momento non fossero ancora, vogliamo provare proprio a proporre solo il mercato a chilometri zero. Gli agrumi, per quanto qualificati, per quanto certamente provenienti da aziende riconosciute e certificate dalla campagna amica, vorremmo al momento tenerli fuori. Non escludiamo che si possa in un immediato futuro anche incrementare questa cosa, ma capirete che non vogliamo entrare in questo momento in conflitto con altri esercenti che propongono commercialmente queste tipologie, mentre invece il chilometro zero, la qualità del territorio ci interessano molto. È un'impresa non facile, perché ci sono momenti dell'anno in cui obiettivamente i nostri produttori non hanno una dovizia di tipologie. È un mercato molto oscillante, ma vorremmo proporre davvero questo tipo di qualità. Nello stesso tempo fare in modo che il cittadino di Veronese abbia più opportunità anche nell'arco della giornata, della settimana, di arrivare in un mercato in cui già adesso i coltivatori diretti sono presenti, parlo del quindi del sabato, sia pure con qualche riserva, perché il controllo qualitativo e anche proprio di origine sui coltivatori presenti nei mercati tradizionali del sabato e del mercoledì è molto difficile per la vita. Parole, non è facile per noi avere delle risorse da destinare al controllo di chi, pur essendo coltivatore diretto, ma ai mercati generali può comprare l'italiano, mentre invece la campagna amica ha un controllo più preciso e più immediato. Quindi la qualità passa attraverso questa fase. Quindi non è una cattaccia benevolenza quella che noi diciamo a voi, grazie di essere venuti, ma è davvero importante, perché vogliamo che siate anche voi partner di un lancio di un'iniziativa che riteniamo molto importante. E credo di poter dire che i segnali sono buoni, perché proprio in settimana il rappresentante Ferranza, con i diretti locali, mi dice: ma possiamo pensare di incrementare il numero di banchi? Questo è un segnale che ci rende felici. È chiaro che passiamo attraverso la procedura amministrativa non così facile, perché bisogna proporre una nuova delibera in cui modifichiamo la precedente, che era fatta per 8 posti, ma siamo ben contenti di poterlo fare, perché questo è un segnale di positivo riscontro da parte della popolazione. Ci auguriamo che sia un positivo riscontro anche da parte dei produttori, che trovino, perché
sì, va bene un servizio ai cittadini e ne siamo felici, le politiche sociali rispondono positivamente da questo punto di vista. È giusto che anche l'assessorato all'agricoltura e l'associazione delle Coldiretti siano gratificate dal successo. Speriamo proprio che i nostri produttori che si stanno impegnando ora col freddo, ora col caldo, ma soprattutto con le loro ore di lavoro a dare ai cittadini un prodotto di grande qualità, speriamo che siano gratificati anche da un successo commerciale. Quindi dalla settimana prossima parte il nostro impegno di pubblicizzare ulteriormente questa iniziativa, e è un impegno in cui voi siete parte attiva e non solo spettatori e referenti. Grazie per la vostra presenza. Spostamento di location, ma non di giorno e orario, così come ha precisato il sindaco Rostagno. Volevo solo specificare, aggiungere, penso che l'abbiate capito comunque, per gli organi di stampa, che nulla cambia per quanto riguarda il giorno e gli orari, quindi il mercato sarà nuovamente, il mercato di Campagna Amica continuerà ad essere il venerdì pomeriggio dalle 2 in poi, fino a sera. Cambia solo la locazione, non sarà più Piazza di Chiesetto, ma sarà il corso Indipendenza. Mi piace aggiungere una cosa, perché l'ho notato passando appena il discorso tra i banchi che si sono aggiunti nel mercato di Campagna Amica, che sono sempre di più le categorie di giovani coltivatori che si approcciano a questo tipo di attività, qualcuno anche nuova, e questo sicuramente è un fatto che non ci può che far piacere. Una città come la Rivarola, che storicamente ha una vocazione agricola, continuare a ritornare ad essere quello che era una volta, anche poi vendendo i propri prodotti, quindi sicuramente una cosa positiva che fa ben sperare anche per il futuro della nostra agricoltura. La bellezza del territorio e dei prodotti del territorio sul territorio è il concetto espresso dal referente di zona della Coldiretti, Daniele Ferrari. Sindaco, grazie anche all'amministrazione che ha accolto la richiesta di poterci spostare da Piazza di Chiesetto qui su Corso Indipendenza. Un grazie al Presidente, il nostro Presidente Fabrizio Gagliardi, che ha avuto diciamo, la cortesia e la gentilezza di venire a questa conferenza stampa, perché ovviamente la sua presenza dà un peso, un significato sicuramente, un valore diverso a quello che poteva essere la mia sola presenza. Io volevo solamente ricordarvi, come ha fatto il Sindaco, la nostra presenza è venerdì pomeriggio dalle 3 alle 7 ufficialmente, poi ovviamente arriviamo anche un momentino prima, e ringrazio anche la disponibilità dell'amministrazione a poter allargare anche ad altre aziende, e qui oggi ne abbiamo una, abbiamo l'Orto Rivarolo, l'amico Marco che è venuto a trovarci, perché è una realtà giovane e soprattutto è del territorio, quindi Rivarolo, e io ci tengo tantissimo che venerdì sia presente anche lui con i suoi prodotti. Lui è un produttore di ortofrutta, fa anche dei trasformati, se non ricordo male, non ancora, però prossimamente avrà anche trasformati. E sarà stato un incarico. Molto bello avere un produttore di Rivarolo nel mercato di Rivarolo. Per cui invito tutti i cittadini rivarolesi a partecipare, venirci a trovare al nostro mercato, dove sicuramente